Un Pari che sta stretto al Manfredonia questo pomeriggio, visto al Miramare, soprattutto nella ripresa quando la squadra ospite era in 10 per espulsione di Palumbo all'ottavo della ripresa. I Sipontini sotto di un gol subito dopo due minuti di gioco, perché il portiere del Manfredonia all'esordiente Grasso esce in maniera non impeccabile, deviando un pallone che carambola su Alexis. Lo stesso Alexis recupera palla e infila, portando in vantaggio il Taranto. 21esimo minuto, Pera per il Taranto, serve Corso in area che si trova solo di fronte a Grasso, il suo tiro è parato dall'estremo difensore biancoceleste. 26esimo, fallo sulla porta al limite dell'area ospite, il tiro dell'attaccante Sipontino, quest'oggi la prima gara per questo campionato, termina sulla barriera. Nella ribattuta la stessa palla torna alla porta, ma il suo tiro viene parato dal portiere ospite Pellegrino. 32esimo, Manfredonia pericoloso in area, Mendola dalla destra entra e sulla linea di fondo mette al centro. La sfera attraversa tutta l'area piccola e nessun attaccante Sipontino la intercetta. Azione svanita. Nella ripresa le cose cambiano, il Manfredonia gioca decisamente meglio e lo stesso la porta al sesto minuto, su calcio di rigore pareggia per un fallo su Esposto. Dopo il gol Palumbo a centrocampo colpisce al volto Vatiero, l'arbitro vede tutto e estrae il cartellino rosso per il giocatore tarantino. Nono minuto, angolo per il Manfredonia, palla per De Giosa che impegna il portiere ospite. 17esimo, punizione per il Taranto sulla palla Crucitti che con un preciso tiro scavalca la barriera e mette la palla in rete. Nulla può il portiere biancoceleste Grasso. 20esimo minuto, il Manfredonia segna con la forgia ma l'arbitro su segnalazione del primo assistente di linea annulla il gol. 45esimo, palla in aria per la forgia che non aggancia, l'azione sfuma. 46esimo minuto, arriva il gol del Pari per il Manfredonia con De Giosa che sfrutta una discesa di Rinaldi che scarica in rete il definitivo 2-1. E dopo 4 minuti di recupero il signor Pari de Tremolada di Monza decreta la fine della gara. Manfredonia 2, Taranto 2.